Siamo pronti a partire. Oh, buongiorno. Partiamo, eh? Partiamo. Partiamo un cagnolino. Si vede che abbiamo dormito poco. Però siamo carichi e sono convinta che sarà un'ottima vacanza e che il jet tornerà super super rilassato. Benissimo. Ciao cani, ci vediamo tra una settimana. Napoli centrale delle 6:50, binario 16. Ok, sono qui alla stazione, adesso mi sto dirigendo in carrozza, sul treno c'è bisogno della mascherina, quindi la mettiamo e niente, ci facciamo il viaggetto. Siamo a Napoli Centrale, adesso vado a prendermi il treno regionale per Salerno e tra un'ora dovrei essere a Salerno, adesso vado a cercarlo. Eccolo qua, il mio treno per Cosenza, prima fermata Salerno. Andiamo. Eccomi, finalmente sono arrivato a Salerno, adesso posso togliermi la mascherina e vado a cercare gli altri che dovrebbero essere già arrivati. Mi sono trovato anche con gli altri e adesso stiamo di nuovo andando a prendere un altro treno, tanto per cambiare. E stavolta andiamo a Cava dei Tirreni, dove visiteremo poi la città, dormiremo e mangeremo lì e domani poi inizieremo la camminata vera e propria da Cava al Monte dell'Avvocata, al Santuario dell'Avvocata. Però cominciamo ad arrivare a Cava adesso. Eccoci arrivati a Cava. Cava dei Tirreni. Questo è il gruppo che si muove verso gli ostelli. Eccoci qua, siamo a Cava dei Tirreni, siamo al B&B. Insieme alle altre persone e adesso vi faccio vedere la mia stanza che è mia e è di un'altra persona, Gigi, che arriverà stasera. Intanto vi faccio vedere, questo è il letto dove dormo. Bellissimo arredamento, molto chic, molto elegante, la finestra si vede molto illuminato, questo è l'altro letto matrimoniale. Mi piace molto l'arredamento. Macchina da scrivere, e di qua c'è il bagno, una doccia molto grande, guarda che bello qua, un arredamento strano, particolare, tutto ben rifinito. Adesso mi do un attimo una sciacquata, mi cambio perché fuori fa molto caldo, lascio poi lo zainone grosso qui e mi metto lo zainetto piccolo, andiamo a fare una gita forse a Vietri sul Mare, andiamo a vederla, o forse all'abbazia di Cava, adesso decidiamo. Siamo a Vietri sul Mare e adesso stiamo cercando la strada per andare a visitare il centro. E noi domani cammineremo lassù. Quelli sono i Monti Lattari. Andiamo fino oltre quella punta laggiù dietro.
chilometri sul mare, lo sapete, è famosissima perché è la città delle ceramiche, è famosa per le sue ceramiche. Infatti in queste vie la maggior parte dei negozi sono dedicati a quello e ovunque ci sono ceramiche colorate in maniera veramente bella. Siesta. Ciao Giovanni. Allora, quella laggiù, quella, sono quasi sicuro che sia l'abbazia di Corpo di Cava, quella da cui domani partirà il trekking che attraverso quei boschi lì scavalla e arriverà a Minori. Quindi quella è la strada di domani, questa è poco. Sembra bella per alta. 15 maggio e già la spiaggia piena e fa caldo, mi farei un bagno anch'io. Giù c'è Salerno. Ho appena saputo che questa pianta è il pepe rosa. Infatti sa di pepe, c'è proprio di pepe. Matura ad ottobre. Invece qui c'è questo bellissimo presepe scolpito. No, vabbè. In piazza. Qui a Vietri, marina di Vietri, in realtà è la parte bassa perché raggiunge il mare. E qua c'è l'inizio dei Monti Lattari. E laggiù c'è Cava. Adesso andiamo a farci una birretta perché la temperatura ci obbliga. E dopo la birretta adesso ritorniamo in stazione, rifacciamo la salita e andiamo a Cava, ci diamo una ripulita e poi andiamo a cena. Sembra proprio estate, bellissimo, un caldo e la gente che faceva il bagno, bellissimo. E adesso dopo cena una bella passeggiata nel centro di Cava dei Tirreni. Abbiamo fatto un'ottima cena in un ristorante squisito, io ho mangiato da Dio, vegetariano, e adesso stiamo facendo una passeggiata qui in centro a Cava dei Tirreni col gruppo. Qua è estate piena, piena di localini, bellissimo, c'è un caldo, si sta benissimo. E niente, adesso facciamo una passeggiata e poi dopo torniamo in ostello.